Imprese, più soldi da destinare alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Cresce la quota di fondi statali per i finanziamenti ed agevolazioni INAIL alle imprese, che passa dai 14 milioni di euro del 2012 ai 27,5 milioni di euro del 2013. L'INAIL finanzia in particolare progetti di investimento e responsabilità sociale per l'adozione di modelli organizzativi, nonché progetti per la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro messo in servizio prima del settembre 1996. Ad illustrare modalità di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti, domande da inviare sino all'8 aprile 2014 attraverso una procedura informatica con tempi certi, è stato organizzato un incontro alla Camera di Commercio di Napoli con Emilio Silenzi, direttore regionale INAIL Campania. La copertura dei costi ammissibili è stata innalzata dal 65% per un importo compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Noi quest'anno addirittura riusciamo a mettere in campo 27 milioni di euro alle imprese che investono in sicurezza e diciamo che questo per noi è un motivo di soddisfazione, soprattutto tenendo conto di un periodo di crisi che stiamo attraversando e che difficilmente vede le imprese messe nella condizione di poter ottenere dei sostegni, dei finanziamenti, dei contributi da parte delle istituzioni. Ecco, l'INAIL mette a disposizione questi contributi. Come lo fa? Lo fa come ormai da 4 anni lo facciamo, attraverso l'ISI, incentivi per la sicurezza dell'INAIL, che è una procedura che addirittura è stata finanziata a livello è stata premiata a livello europeo dalla ISSA, dall'Agenzia Internazionale, che ha praticamente riconosciuto questa come una best practice e considerata addirittura la prima, la migliore best practice che si è realizzata sul territorio europeo. Quindi per noi è motivo di doppia soddisfazione e la soddisfazione nasce anche dal fatto che effettivamente diamo un contributo e ci avviciniamo come istituzione alle aziende, facendo in modo che le aziende producano, come stanno ormai facendo nel corso di questi ultimi anni anche in maniera percentualmente molto indicativa e incisiva in Campania, ridurre il numero degli infortuni, perché poi è questo l'obiettivo finale che ci stiamo proponendo. Noi dobbiamo risparmiare nella sanità, ma risparmiare nella sanità non perché tagliamo i servizi, ma perché riduciamo il numero delle malattie, il numero degli incidenti, il numero degli infortuni.